Buonasera a tutti dal complesso sportivo dell'Ateneo per la seconda giornata di questa decima edizione del Crone. Stasera si affrontano le squadre di Bad Boys, ragazzi da letto come li chiamo io, e Blaugrana, che non hanno molto di Blaugrana in realtà, però forse lo spirito. Applauso sentitissimo da parte dei protagonisti in campo. Fair play, si può cominciare, non si sa ancora dove giocherà, chi giocherà dove, ma si può cominciare a disporre la masnada dei giocatori. Ah, il pallone andrà a Blaugrana per cominciare, Bad Boys, scusate, mi devo abituare benissimo. Partiti molto bene fino a questo momento sul dischetto. Ma muoio, quindi no, alla fine a Blaugrana. Si può partire, muoio, gioca il pallone all'indietro verso Scasserra. Passaggio verso Pagano, Merolla. Scambio ancora con Pagano. Passaggio in avanti, intercetta Pugliese però, in posizione offensiva. Devia Pagano, prova a ripartire i lati. No, di conquista il pallone di Larita, giustamente attaccano dall'altra parte. Porta palla, passaggio a cercare Schiavino, il pallone però finisce ancora a Pagano. Controlla Pagano, passaggio per il movimento di Muoio, controllo di Muoio. Molto bene Maglione nella chiusura. Ilarità alla fine. Passaggio a destra verso... Aspetta, non mi ricordo... Come? Giannetti, giusto. Di nuovo il pallone di Larita, grazie. Arretrato. In avanti Pugliese, controlla Ilarità da solo contro Autiero, esce benissimo e spedisce il pallone in fallo laterale. Ilarità sul pallone prima di tutti, passaggio, lo scambio con Schiavino. Arretra in direzione di Giannetti, porta palla in avanti, il pallone per Pugliese sull'out di sinistra. Pugliese prova la conclusione, guadagna fallo laterale, sul pallone va Ilarità. Sistema palla, cerca il movimento dei compagni al centro, alla fine il pallone per Pugliese, altissimo il tentativo direttamente sul fondo. Si riparte con la rimessa per Autiero, gioca corto il pallone in direzione di Scasserra, lungo linea nel cercare l'inserimento di Merolla, il pallone però finisce al lato. Bella l'idea, un po' sfortunato nell'esecuzione, non la prende molto bene Pellino qui in panchina. Si riparte dalla rimessa dal fondo di Maglione, Ilarità lì vicino, ancora Maglione, passaggio un po' rischioso, infatti finisce sui piedi di Pagano, un po' in difficoltà qui Pugliese, trova comunque Ilarità lì vicino, Giannetti che può agganciare, prova a partire sulla pressione di Muoio, arretra in direzione di Ilarità il pallone, ancora Ilarità, il passaggio che arriva a Schiavino, non sa neanche lui come, si ritorna ancora da Ilarità, prestato da Scassera lì vicino Schiavino, si ferma Schiavino, può controllare, cambia lato dove c'è Pugliese, prova il tiro Pugliese, pallone in rimessa dal fondo per Autiero, buona manovra però di Bad Boys, dei ragazzi di letto. Passaggio di Scasserra a cercare Muoio, passaggio dall'altra parte dove c'è Pagano, controlla Pagano, prova il sinistro, devia Ilarità, fallo laterale. Pagano prova a cambiare lato in direzione di Merolla, ma palla in movimento, cambio battuta, scambio tra Maglione e Ilarità, ancora Maglione sul pallone, passaggio in avanti, pallone si perde nella metà campo dei Bad Boys, cioè di Blaugrana, non avendo niente di Blaugrana mi confonde questa cosa. Porta palla Scasserra, passaggio in avanti, c'è Merolla che però non può arrivare sul pallone, bene, Maglione nella chiusura. Giannetti, finta, prova ad andare sulla fascia destra, il passaggio verso Schiavino, ancora Ilarità. Pugliese, in prestito dal PSG, allarga Ilarità a destra in direzione di Schiavino. Giannetti, ancora Schiavino, fermato al momento della conclusione. Giannetti prima di tutti sul pallone vagante e poi riesce a liberare la difesa di Blaugrana con Pagano che può lanciare in avanti Muoio, non lo fa ancora, ancora Pagano, prova il sinistro Maglione, il pallone resta lì e poi Ilarità gli dà una mano,
Ma attenzione, questa cosa non ravvisata dall'arbitro, il passaggio arretrato. No, penso che vale. Vale. Finora non l'abbiamo fatto valere, però è l'arbitro che deve intervenire. La mazzetta? Vabbè, l'importante è saperlo. Grazie per l'onestà. Ci pensa Michele a questo. Cambio in entrambe le squadre. Dentro Pellino dopo il confessionale, fuori Giannetti nei Bad Boys, dentro invece Mignano e fuori Scasserra per Blaugrana, che però non sono molto Blaugrana con i colori delle maglie, neanche la settimana scorsa, quindi coerentemente la filosofia. Porta palla ancora Mignano, il passaggio è verso Merolla, si accentra Merolla, può cercare la conclusione, devia un avversario, ricomincia da Capopagano dal fallo laterale. Ferma il pallone, o meglio ci prova, e lo gioca subito in direzione di Autiero. Mignano lì vicino, allarga in direzione di Pagano, che però si confonde. Passaggio per Scasseta, che però non può prendere parte al gioco. Rimessa laterale per Bad Boys, che vanno alla conclusione qui con Schiavino, purtroppo per lui al lato. Lancio da baseball di Autiero, abbassa il pallone Muoio, pressato, ancora Muoio, tiene vivo però questo pallone malgrado il cognome. Porta palla Muoio, in avanti per il movimento di Merolla, contro il portiere Merolla, 1-0. Merolla, Pagano, ah tu sei Merolla e l'altro è Pagano, ok perfetto, capito tutta cosa per una. Quello con le scarpette già. Okay. Comunque gol di Pagano, possiamo correggere finalmente. Il pallone poi finisce ad Autiero. Merolla adesso. Lì vicino c'è Mignano, decide di fare tutto da solo, però Merolla, Pagano. Porta palla ancora Pagano. In avanti c'è Muoio, lì vicino. Potrebbe calciare, controlla, forse un controllo di troppo. Bene, qui Schiavino nella chiusura, prova a ripartire Ilarità. Ancora Ilarità, destra Ilarità al difensore avversario che riconquista palla. Porta palla Muoio. Allarga in direzione di Mignano che può calciare, respinge Maglione, il pallone ancora in campo, giocabile. Ha toccato? Ok, ha toccato. Ho visto male. Palla in fallo laterale per Muoio dal fallo laterale. Ilarità controlla, prova a partire da solo, lì vicino però c'è Pugliese, interviene bene qui però Merolla, allarga in direzione di Muoio, esce per il pallone, Pellino protegge l'uscita, riparte Maglione, Ilarità, lì vicino Pugliese, terzo del centrocampo a sinistra dove c'è Schiavino, passaggio dentro per il movimento di Ilarità, però non può arrivarci, è un po' lungo, palla in fallo laterale in favore di Blaugrana. Pallone finisce ad Autiero, lì vicino Mignano. Lungo il lancio di Mignano, abbassa il pallone Pellino, porta palla, lì vicino Ilarità, lì... passaggio ancora verso Schiavino, al tiro di Schiavino! Che batte Autiero sul suo palo. Il pareggio per Bad Boys. Partita equilibrata fino a questo punto, punteggio di 1-1. Si può andare Mignano, il passaggio a cercare Pagano. Ora Muoio. No, io rimango vivo, però lui si chiama così. Ancora Muoio all'indietro. Autiero. Passaggio, la prende con le mani e qui fischia. Come? No, ma è giusto, non è rigore, è punizione a due. Per voi potrebbe esserlo, no? Si vedrà. Comunque punizione a due in area, mistero comunque per la chiamata di prima. Forse perché non l'ha interpretato prima come un passaggio. Pellino, cosa hai da dire su questa situazione di gioco? Perché prima abbiamo commentato. Vabbè, evidentemente prima non ha interpretato il tocco di Ilarità come passaggio e quindi non da meritevole della punizione a due. Chiude Pugliese in porta, sorpasso Bad Boys.
Punteggio di 2 a 1 per i Bad Boys. Scasseta non la prende benissimo e ha tutte le ragioni per arrabbiarsi. Mignano gioca il pallone in direzione di Merolla. Ancora Mignano. Controlla Moio. Ancora il pallone verso Mignano. Si fa vedere di nuovo Moio. Controlla e calcia. Flipper. E poi controlla il portiere. Lungo a cercare Pugliese, di testa Mignano. Muoio controlla col petto. Pressato. Ilarità riesce a tornare bene. Ancora Muoio. No, io rimango vivo. Calcio d'angolo. Dentro Giannetti. Di nuovo per Bad Boys. Fuori Ilarità. Dentro anche Scassera al posto di Muoio. Peccato perché qua ha fatto veramente una grande occasione. Ha offerto anche un assist importante in occasione del primo gol. Qua sbaglia tutto Pagano. Fallo laterale in favore ancora di Bad Boys. Di vicino Giannetti appena rientrato. Gioca con Schiavino. Poi Maione, peggio non poteva, comunque ritrova il pallone. Schiavino allarga in direzione di Giannetti, la tiene in campo. Al centro Schiavino di nuovo. Pallone lungo a cercare il sedimento di Pellino, controlla e poi prova a calciare. Un controllo di dopo. Può ripartire Merolla. Col sinistro allarga in direzione di Pagano, ancora Pagano. Porta palla Pagano, chiude Giannetti lo spazio. E alla fine Schiavino evita l'intervento del portiere e controlla il pallone. Giannetti. Pellino prova ad andare via Scassera, non ci riesce, anzi sì, solo per un momento però. Pagano pressato, il pallone buono ancora per Scassera che finisce però in rimessa. Aveva dato il vantaggio all'arbitro, si torna indietro per la punizione in favore di Blaugrana. Scassera si allontana dal punto di battuta, rimane il solo Pagano. Dal sesto in poi tiro libero, chiarifica l'arbitro. Si può andare adesso con Pagano in porta, ma respinge Maione, calcio d'angolo. Scassera si avventa sul pallone, lì vicino Pagano, si inserisce adesso Merolla. Pallone a metà strada tra lui e un avversario. Comunque ricomincia da capo Bad Boys, che è riuscito a recuperare palla. Estetismo pressoché inutile di Schiavino. Palla in fallo laterale dall'altra parte. Si ricomincia ancora da Pagano, che calcia alto. Rimessa dal fondo per Maione. Pugliese. Dall'altra parte c'è Giannetti che può agganciare. Pressione di un avversario. Giannetti prova a rientrare. Calcia Autiero. Respinge il pallone in fallo laterale in questa circostanza. Si avventa sul pallone Giannetti. Lì vicino Pugliese e a più arretrato Schiavino che calcia. Tocca per ultimo credo Schiavino. Però l'arbitro ha fischiato fallo credo. Punizione in favore di Blaugrana. Controlla Mignano ma intercetta Schiavino. Il pallone dentro per Pugliese che finisce a lato però. Sul pallone può andare adesso Autiero per il rinvio. Quante lettere che mi mangio. Mignano, pallone lungo, troppo, il fallo laterale, molto impreciso qui. Battuto il fallo laterale, Scasserra in pressione ma allontana Schiavino il pallone, porta palla Pellino. Dentro per il movimento di Giannetti, bella idea, non controlla bene, guadagna comunque calcio d'angolo Giannetti sull'intervento di Autiero. Sistema il pallone Giannetti, si fa vedere Pellino al limite, sì, cerca l'ingresso in area, il pallone sarebbe per lui, tiene giocabile il pallone Giannetti ancora sulla respinta della difesa, poi finisce in fallo laterale alla fine questo pallone ancora per Bad Boys. Pugliese, porta palla, pressato qui da Pagano, prova il tiro Pugliese, attento Autiero, ancora Pugliese. Si gira e calcia, respinge ancora la difesa. Prova a ripartire Scasserra, pressato in mezzo a due, perde palla, fallo laterale. La gioca subito in direzione di Pagano che controlla male, Merolla gli dà una mano, però deve ricominciare da capo. Lì vicino ci sarebbe Pagano, Merolla decide di andare da Scasserra sbagliando però quest'ultimo il passaggio di ritorno, non può arrivarci Pellino poi. Mignano, scambio di Merolla molto bello qui col tacco verso Scasserra.
passaggio, proprio lì. Ancora Scasera sul pallone. Dentro verso Merolla che richiama il pallone. Rimessa dal fondo. Cambio nelle due squadre. Si deve ricominciare dal fondo. Cambio in corso. Dentro in realtà al posto di Schiavino. Per il Bad Boys, mentre Merolla esce e lascia il posto a Moio in blaugrana. Controlla Pellino, in avanti c'è Ilarità. Porta palla Ilarità, larga dove c'è Pugliese. Deve tornare indietro Pugliese, lo fa Pellino. Si accentra Pellino, allarga in direzione di Pugliese ancora, che potrebbe calciare, salta un avversario e lo fa! Bene Autiero nella respinta, ma il pallone è ancora vivo. Alla fine Pagano sembra riuscire ad allontanare. Tiene in campo il pallone Muoio. E alla fine esce. Fallo laterale. Ilarità sul pallone, il passaggio subito verso Giannetti. Prova a calciare addirittura, il pallone finisce però ad Autiero. Scasserra, si ferma. Pagano al centro verso Muoio. Prova ad andare via, due addirittura, non ci riesce. Maione chiama il pallone e lo fa suo. Pellino, porta palla. Allarga verso Pugliese, dentro per Giannetti che sbaglia un gol già fatto però. Rimessa per Autiero, giocata corta, ancora in direzione di Scasserra che porta palla. Pallone alto per il movimento di Pagano, recupera Ilarità e parte. Il destro di Ilarità sul fondo. Andiamo là, prestato, non tornare a destra, bravo là, una cuscina. Recupera il pallone Autiero e riparte da Scasserra. Controlla Scasserra, ancora in direzione di Autiero, stavolta non interviene con le mani, salvando i suoi. Pagano, porta palla, salta Pellino. Ancora Pagano, Muoio voleva il pallone, prova a calciare in porta, invece Pagano guadagna calcio d'angolo. Perde un po' di tempo Maione col pallone. Poi lo serve a Muoio che sistema. Pallone al centro per la battuta del calcio d'angolo. Respinge Giannetti. Ancora Muoio sul pallone. Dentro verso Scasserra. Respinge un avversario. Ancora Muoio. Pallone che finisce a Scasserra di nuovo. Finisce a terra Scasserra. Punizione. Ancora in favore di Blaugrana. Secondo fallo per Bad Boys. Punizione affidata a Scasserra qui. Lì vicino c'è anche Muoio, ma non penso che voglia calciare. Sul pallone Scasserra, in barriera Giannetti, Pellino e più vicino al portiere Pugliese. Così ha scelto il sistemamento Maione. Può andare Scasserra direttamente sul fondo. Per come è voluta tutto mi aspettavo qualcosa di più. Però questo è altro discorso. Può andare Maione in direzione di Larità. Lì vicino c'è Pellino. Al centro Pugliese prova a partire, allarga a destra dove c'è Ilarità. Pallone al centro, in difficoltà qui Pagano. Pallone che poi viene recuperato per Bad Boys da Giannetti. Pellino prova a calciare addirittura dal centrocampo. Pallone finisce rimesso dal fondo. Pagano intercetta Pugliese. E poi però no, nessun però, guadagna fallo laterale. Giannetti in difficoltà in mezzo alla pressione di due avversari. Bene Giannetti qui. Trova anche quasi il passaggio per Ilarità. Molto bene qui Pagano nella chiusura. Male invece Autiero nella ripartenza per il passaggio. Fallo laterale ancora per Giannetti e per Bad Boys. Pellino prova a calciare. Ancora alto. Ancora punteggio di 2-1 in favore di Bad Boys. Quando ci avviamo alla chiusura del primo tempo ormai. Scasserra, pallone a cercare Muoio. Danza sul pallone praticamente. E poi riparte da Mignano. Passaggio in avanti, deviazione di Larità. Pellino manca il pallone artisticamente. Il pallone poi gli arriva perché Giannetti glielo serve. Voleva un fallo di mano Pellino qui che non c'è secondo l'arbitro. Scasserra sul continuo dell'azione, poi calcia sul fondo. Controlla Pugliese. Aspetta, ha fatto proprio di tutto per mancare fino al pallone. Il pallone finisce di nuovo ad Autiero alla fine, alla chiusura dell'azione. Riparte Mignano, lì vicino c'è Muoio. Controlla Pagano. Intercetta Ilarità ma solo per un momento. Il pallone finisce a Giannetti. Un po' in difficoltà qui, trova il passaggio per Ilarità. Mignano prova a chiudere, bene Autiero. In fallo laterale.
Ancora ilarità, sempre verso Pugliese, che calcia al lato però. Cambio nelle due squadre, rientra Schiavino al posto di Pugliese, l'autore del gol del vantaggio fin qui di Bad Boys. Fuori Pagano, invece in blaugrana per l'ingresso in campo di nuovo di Merolla, che controlla adesso il pallone. Porta palla Merolla, ma si incarta da solo. Schiavino prova ancora a calciare, respinge Autiero. Fallo laterale. Controlla Schiavino, un po' in difficoltà ilarità. Prova a intervenire Giannetti, spedendo il pallone però in fallo laterale ancora. Controlla Schiavino, sotto porta, erroraccio qui dalla difesa di Blaugrana, calcia ilarità, lamenta un fallo, che però non c'è per l'arbitro, si può andare. Mignano, Muoio, pressatissimo, in mezzo a due, il pallone finisce in fallo laterale. Abbassa il pallone Giannetti e poi cambia lato, dove si inserisce Pellino, non può arrivare sul pallone. Riparte Autiero, il passaggio verso Merolla, ancora Autiero in controllo, stava rischiando un pasticcio clamoroso. Fallo laterale subito, ancora per Bad Boys. Schiavino verso Pellino, in avanti, dove c'è ilarità, respinge Autiero, poi Mignano, un po' in difficoltà qui, scasserra, controlla, salta un avversario di testa Mignano. Muoio all'altezza del centrocampo, porta palla, allarga, dove c'è Merolla, incespica sul pallone, interviene Giannetti, porta palla, poi calcio al lato, fallo laterale ancora per Scasserra. Battuto adesso, scambio con Mignano, Scasserra di nuovo. Merolla rientra, ricomincia da Autiero. Mignano, ancora Scasserra in controllo, porta il pallone in avanti, dove c'è Muoio, di nuovo Scasserra che calcia addosso un avversario, però tiene vivo questo possesso palla, non riesce a saltare Schiavino che controlla con il movimento di un compagno. Schiavino, ci sarebbe stato quello di Larità che non può controllare, fallo laterale per Blaugrana. Scasserra, passaggio in avanti, interviene Giannetti, giallo per Mignano. Un minuto per la chiusura del primo tempo. Ah no, giallo per Giannetti, scusate, non per Mignano. Fallo ancora in favore di Blaugrana. Prova a sistemare, cioè no, sistema la barriera l'arbitro. Può andare Scasserra, sbaglia tutto sulla punizione, emozionato dall'arrivo di Ernesto Carella sul campo. Controlla Mignano, subisce un colpo Scasserra, punizione ancora per Blaugrana. Partita molto equilibrata fino a questo momento, comunque siamo in chiusura del primo tempo sul 2-1 in favore di Bad Boys. Rimasto a terra Scasserra, anche perché sta vincendo la squadra con la maglia del Napoli, vi dici così, giusto? Non per altro, Stica. Ah, Stica. Ho messo Gemiglio in campo 5. Come? Stica, i Gemiglio di 5. Si può andare con Scasserra dalla punizione, fa meglio di prima, ma comunque non trova la porta. Punteggio di 2-1 in chiusura di primo tempo in favore di Bad Boys. Blaugrana comunque mostrava netti segni di miglioramento rispetto alla scorsa settimana. Chiudiamo qui. Benissimo, possiamo ricominciare per il secondo tempo. Può andare l'arbitro, si parte. Saggio in avanti verso in realtà, si riprende sul punteggio di 2-1 in favore dei Bad Boys, che adesso sono in controllo del pallone con Schiavino. Pallone verso Pugliese, in realtà prova a calciare, respinge Autiero e poi allontana Merolla, attentando di nuovo alla fotocamera di Ernesto Carella. Seconda volta in due giorni sarebbe stato, però finisce pallone poi a Maione. Pericolo scampato, abbassa il pallone Pugliese.
Controlla Pugliese all'altezza del centrocampo. Prova a calciare Pugliese. Deviazione fortunata. E gol del 3-1 per Bad Boys. L'Inter che sta facendo fino a me? 1-0 con Di Martino. Ovviamente. Si riparte. Punteggio. Anche io. Controlla qui Pagano. Incespica sul pallone. Regala fallo laterale. Ancora a Bad Boys. Giannetti. Pallone verso Schiavino. Arretrato. Ilarità. Passaggio molto impreciso. Direttamente sul fondo. Si riparte con Merolla. Scambia con Pagano. Porta palla Pagano. Salta un avversario con il tunnel. Salta anche Ilarità. Arriva sotto porta Pagano per il 3-2. Doppietta per lui. Che per tipo 10 minuti l'ho chiamato Merolla. Non lo lasciamo perdere, questo è un altro dettaglio. Comunque, controlla Ilarità il passaggio verso Pugliese, che vuole il passaggio al centro, ma viene intercettato al momento della conclusione. In difficoltà qui Pagano, lo aiuta Merolla. Pallone intercettato da Ilarità, fallo laterale. Ferma il pallone. Può andare Pagano alla rimessa. Schiavino lì vicino a disturbare. Controlla Scasserra. Passaggio in avanti, prova ad andare via Merolla, non ci riesce, fallo, fallo, rimessa dal fondo volevo dire. Ricomincia Ilarità per Bad Boys, in avanti Schiavino, Pugliese, non è in fuorigioco, Merolla interviene e poi lo aiuta Scasserra ad allontanare, mi allontano prima che mi accusino di finire nell'obiettivo, anzi di finire in campo, scusate. Lol, controlla Moglio comunque, Laurana che attaccano e alla fine Schiavino allontana, Scasserra. Controlla in modo un po' maldestro. Porta ancora palla a Scasserra. Interviene. Però molto bene in due tempi la difesa di Bad Boys. Ricomincia da capo Ilarità. Si guarda attorno. Trova il passaggio per Giannetti ancora. Di nuovo Ilarità. Schiavino. Passaggio in avanti. Interviene Merolla. Faro laterale. La giusta chiusura qui. Cambi nelle due squadre. Fuori Scasserra. Dentro Mignano. Per Blaugrana. Si riparte. Fallo laterale battuto adesso da Ilarità. Schiavino. Allarga ancora in direzione di Ilarità. Giannetti all'indietro. Di nuovo Schiavino. Giannetti. Prova a partire Giannetti. Interviene qui. Molto bene però Pagano nella chiusura. Cosa? All'indietro Giannetti, interviene Muoio a recuperare il pallone. Poi allontana Merolla dove non c'è nessuno. Maione non ha problemi nel recupero. Passaggio ancora verso Schiavino, lì vicino Muoio in pressione. Passaggio lungo di Schiavino intercettato, riparte poi Blaugrana. Chiusura di Pugliese, Giannetti interviene. Passaggio verso Schiavino ancora, Giannetti. Di nuovo Schiavino, intercetta Muoio, fallo laterale. Battuto subito. Ilarità e Giannetti vanno a scambiare. Sbaglia il passaggio Giannetti, o meglio, sbaglia anche a controllare forse Pugliese. Fallo laterale. Porta palla Muoio. Interviene che Schiavino nella chiusura, prova a ripartire Pugliese. Lì vicino c'è Ilarità, controlla. Si allunga il pallone col ginocchio, Ilarità non la tiene in campo, Merolla prova a ripartire, fallo laterale ancora per Bad Boys. Sistema il pallone Ilarità, o meglio Scasserra dalla panchina, batte Ilarità, poi Giannetti trova un altro fallo laterale dalla parte opposta. Abbassa il pallone Pugliese, si fa vedere Schiavino sulla destra, lì vicino però c'è Ilarità, scambio ancora con Pugliese. Porta palla Pugliese che arriva in area, vuole il tiro, finisce a terra da solo. Credo. Porta palla Merolla adesso per la ripartenza di Blaugrana, ma chiude Giannetti. Fallo laterale ancora per Blaugrana, che in realtà sono quasi tutti gli altri colori del mondo possibili. Controlla Ilarità solo per un momento. Muoio non ce la fa. Muoio non ce la fa, è bellissimo. Che Giannetti. Finisce a terra Merolla, ma si continua per l'arbitro. Controlla Giannetti, interviene Pagano. Rimessa laterale.
tutto a posto, si è rialzato Merolla. Il vero Merolla. Pallone dentro a cercare Larità. Esterno della rete però per lui. Può ricominciare Autiero con la rimessa dal fondo. Di vicino Mignano. Passaggio in avanti dove c'è Muoio. Arretra Muoio. Mignano devia. Non può controllare. Fallo laterale. Giannetti trova il passaggio per Ilarità. Calcia Ilarità. Ancora sul fondo. Ma è calcio d'angolo. Sistema il pallone Ilarità. Lì vicino Giannetti. Più arretrato Schiavino. Si lamenta Schiavino per il troppo tempo perso. Rimessa per Autiero. Controlla Mignano. Il passaggio per Merolla. Ancora colloquio Ilarità con l'arbitro. Poi interviene sul pallone ma Merolla alla meglio. In mezzo a due avversari. Finisce a terra. Fallo. Pellino non la prende bene per questa scelta arbitrale. A proposito di questo, nel periodo non collegato l'arbitro ci ha spiegato appunto la sua lettura nella situazione incriminata di prima, del passaggio arretrato verso il portiere con il piede. Quello di prima di Larità non era un passaggio volontario ed effettivamente lo potrei confermare senza problemi, e quindi non era valutabile come intervento degno di essere sanzionato con la punizione a due in area. Qui Giannetti comunque, tornando all'attualità di questo match, guadagna calcio d'angolo con questa conclusione. Sistema il pallone pugliese. Schiavino ultimo uomo, però reclama il pallone dentro, respinge Autiero, ancora calcio d'angolo. Dentro Scasserra al posto di Muoio. Vai Ilarità dal calcio d'angolo, Autiero tiene lì il pallone. Ilarità lo tiene in campo alla fine. Mignano in pressione, finisce a terra Ilarità, tutto regolare per l'arbitro. Ancora Ilarità si trascina palla fuori, rimessa per Autiero che controlla e trova Scasserra. Schiavino poi intercetta, allontana Mignano che quasi decapita l'arbitro. Ancora fallo laterale. Si ricomincia dalla maglione di nuovo. Passaggio in avanti. Pugliese prova a controllare, non ci riesce. Si riparte da Mignano. Scambio ancora con Merolla. Di nuovo Mignano. Passaggio verso Merolla. Il pallone però è impreciso. Fallo laterale. Ferma il pallone pugliese. Si riparte. Non riesce a saltare Scasserra. Pellino in avanti. Niente da fare. Fallo laterale. Fallo laterale per Mignano. Cerca in avanti il movimento di Pagano, che controlla male però. Fallo laterale ancora per Pellino e per Bad Boys. Schiavino. Passaggio lungo. Merolla di testa prova ad anticipare l'avversario. Pallone gli arriva lo stesso. E calcio in porta, male. Rimessa, battuta subito. Pallone verso Mignano, in avanti. Interviene Pellino. Pallone finisce al lato. Può andare Merolla dal fallo laterale. In avanti verso Pagano che è lì vicino. No, si deve ripetere. Si va, Pagano ancora. Fallo laterale stavolta è per Bad Boys. Scambio tra Schiavino e Pugliese. Adesso Schiavino in controllo. Allarga ancora verso Pugliese. Può andare ancora al destro Pugliese, lo chiude un po'. Rimessa ancora per Autiero. Mignano controlla, il solito lancio lungo per Pagano che aggancia. Pellino rientra un po' male, ma comunque riesce a servire il portiere Maione. Pugliese prestato da Scasserra, rientra. In pressione Scasserra, ricomincia da Pellino. Salta un avversario Pellino, allarga verso Pugliese. Non si capisce con Ilarità né tantomeno con Schiavino. Fallo laterale ancora. Pagano gioca arretrato in direzione di Mignano. Rima casuale, Ilarità in pressione. Interviene Autiero. Passaggio ancora verso Pagano. In avanti Scasserra, controlla.
prova a rientrare, non ci riesce. Pugliese interviene, passaggio verso Schiavino, in avanti c'è Ilarità, fermato dall'intervento di Mignano. Può partire Scasserra, Mignano a sinistra, il passaggio per lui adesso, Mignano malissimo qui, si arrabbia Maglione con i suoi, ancora Mignano, il pallone per Scasserra, Scasserra ancora, finta il tiro, lo calcia adesso al lato Scasserra, grande transizione offensiva qui di Blaugrana, forse sfortunati nell'esito, però sicuramente hanno sciupato una grande occasione per livellare il risultato. Pallone in farola laterale adesso, recupera Autiero, palla però credo che sia per Bad Boys. Ilarità sul pallone, battuto adesso il fallo laterale. Schiavino calcia molto forte, però sul fondo Merolla, lì vicino Pagano, perde una scarpa, porta palla a Scasserra, pressato da Schiavino che riconquista il pallone. Scasserra ancora in pressione, alla meglio lui, finisce a terra il rigore. Molto avventato qui Schiavino. Cambio delle squadre, dentro di nuovo Giannetti al posto di Larità. Scasserra si incarica della battuta di questo rigore. Si può andare, va Scasserra contro Maglione, malissimo Scasserra, malissimo. Poteva mettere la partita in piano e invece questa situazione potrebbe avere dei contraccolpi psicologici per Blaugrana. Porta palla Pugliese qui che va in porta, Scasserra deve rifarsi, riprende il pallone, Pagano lì vicino, porta palla in mezzo a tre avversari, Pagano, ancora Pagano sul fondo. Pallone giocato verso Schiavino, passaggio in avanti, graziato dall'errore di Scasserra Schiavino. Ora Giannetti allarga in direzione di Pellino, è entrato adesso, deviazione di Merolla, pallone laterale, passaggio verso Giannetti che controlla un po' male ma tiene il pallone in campo, prestato da Merolla, lì vicino c'è anche Pagano per Blaugrana. Che poi è bello che hanno la maglia nera tutti e due. Ancora Giannetti arretrato, interviene Scasserra molto bene, il passaggio per Pagano, parte Pagano, lì vicino c'è Pugliese, prova a saltare Schiavino, tutto regolare, interviene Pellino, calcia Pellino, sbaglia tutto qui, ricomincia Merolla però per Blaugrana, interviene ancora Schiavino, lì vicino Giannetti, il passaggio è per lui, Giannetti contro Autiero sul fondo. Controlla Schiavino, non riesce a approfittare dell'errore di impostazione di Blaugrana. Fallo laterale proprio per Schiavino, Giannetti lì vicino, gancia e calcia, rimessa dal fondo, passaggio verso Pagano che controlla, pallone in avanti, prova ad abbassare il pallone Scasserra, porta il pallone Scasserra, pressato, calcio d'angolo. Dentro Scasserra, intercetta poi Giannetti. Prova a partire Pellino, non ci riesce. Interviene Merolla, si accentra. Porta palla Merolla. Calcia poi sul fondo. Pugliese. L'invio dal fondo, Giannetti pressato, riesce comunque a trovare il passaggio a Pellino. Ancora Giannetti, manda a vuoto Scasserra, allarga ancora in direzione di Pellino, un po' in difficoltà Schiavino, Pugliese recupera, Schiavino di nuovo. Giannetti pressato, palla in fallo laterale ancora per Giannetti. Calcia in avanti a cercare Pugliese, bene qui, Merolla nella chiusura, calcio d'angolo. Si continua a giocare con Pugliese dal calcio d'angolo, in avanti verso Schiavino, non riesce a tenere il pallone in campo, vuole scalpita per rientrare in muoio. Ancora ignorato però dall'arbitro, si riparte. Pagano. Porta palla, Pagano può andare al tiro.
Occhio. Sull'esterno della rete però. Danna fu cambio. Cambio finalmente concesso per Blaugrana, dentro di nuovo Muoio al posto di Merolla. Fuori anche Schiavino nel frattempo per Bad Boys. Rientra in realtà come Bad Boys. A Bad, attenzione, non Bad di cattivo, Bad di letto. Sì, eccezionale, ragazzi da letto proprio. Subisce fallo uno dei membri dei ragazzi da letto. Punizione. Mamma mia, è caduto dall'altra parte come se fosse subito una coltellata. Anzi, l'urlo più che altro. Bellissimo, no? È un teatro fantastico. Comunque si può andare con questa punizione. Mignano che si prende qualche metro. L'arbitro lì vigila. Si può andare con la punizione. Pugliese trova la deviazione proprio di Mignano. Calcio d'angolo. Pallone dentro. Ancora angolo per Ilarità che sistema il pallone lì vicino a Giannetti. Calcio a Giannetti per il 4-2. Non si intendono Pagano e Scasserra, che credo sia l'emblema questa situazione della partita di Blaugrana fin qui. Sicuramente ci sono elementi di buona tecnica, però non riescono a esprimersi bene. Devo abbellire un po', no? Porta palla Pugliese, Carella non approva questa cosa. Ilarità non riesce a segnare, segna la tripletta Pugliese, destra Ilarità questa situazione. Punteggio di 5-2, mentre Blaugrana ancora in confusione. Un 1-2 terrificante che penso chiuda i giochi a questo punto. Distanze di 3 gol e Blaugrana che sembrano più che mai in confusione. Sicuramente pesano il rigore sbagliato e le tante occasioni sciupate sotto porta per Blaugrana, mentre per Bad Boys le occasioni avute sicuramente sono state capitalizzate un po' meglio. Controlla Giannetti. Peccato perché è una partita che era soprattutto parlando, peccato soprattutto per, volevo dire, Blaugrana, perché è una partita comunque giocata su ritmi fino a questo momento molto di equilibrio tra le due squadre. A lungo tempo siamo rimasti sul praticamente tutto il primo tempo sul 2-1. Perché ci sta ancora l'avvocato? Non è vero, non esce pure. Ah, po'. Non è quello che ha scusso, che ha ammazzato il cartone bei. Borussia Dortmund. Dortmund, quando giocano, mamma, che dopo Dortmund. Ma spero che non li devo prendere io. Mi rompo il cazzo. Io no. Porta palla Pagano comunque. Torniamo a questa partita. Pagano accorcia le distanze. 5-3. Tripletta per lui anche. Quanto? 2 e mezzo. Non ho capito se si riferisce al prossimo cambio o al fine della partita. Addirittura. Controlla Scasserra. Non me lo aspettavo per una. Pallone gestito da Pellino che allontana. Poi in difficoltà Muoio qui all'indietro. Scambio tra Muoio e Mignano. Calcia dalla distanza Pagano, sfortunato qui anche. Sicuramente l'unico dei suoi che sembra volersela giocare fino alla fine. Fuori Pugliese, autore di un hat-trick, di una tripletta, per chi non lo sapesse che vuol dire. E dentro di nuovo Schiavino. Ancora non gliel'ho chiesto, è vero, dopo glielo chiederò a Schiavi. Comunque, no, dopo vi spiegherò. Controllo a Giannetti, porta palla. Ilarità, rientra. Ancora Giannetti, trova il passaggio ancora per Ilarità. Che controlla, lì vicino si fa vedere ancora Giannetti, ma la pressione di Pagano è asfissiante. Non riesce a gestire il pallone qui. Parli con me? Ah, ok. Calo. Sono le due queste. Controlla male qui nella circostanza Bad Boys. Riparte Blaugrana. 2 minuti di recupero. Controlla Muoio. Perde palla. Pagano gli dà una mano.
a sinistra Scarsella, ignorato, ancora Pagano, fa tutto da solo, perde poi lo scontro con Pellino, riparte Bad Boys, ilarità, va via, da solo contro Autiero, ilarità, fermato da Autiero, prova a colpire il pallone al volo, non ci riesce, Pellino calcia alto, rimessa per Autiero, è volato il tempo, pallone dentro, muoio, controlla, allarga, direzione di Pagano, allarga verso Scasserra, Scasserra contro il portiere, calcio d'angolo, eh? Respinge Pellino, tocca per ultimo Scasserra, in fallo laterale, si è sentita la teatrale voce di Bellame in sottofondo, ragazzi, buonasera, passaggio dall'altra parte, sì. Parola tra... ragazzi, buonasera, si può andare con Mignano a quest'ora, sì. Dice vedi, si è messo a mangiare prima di venire, però questo non lo diciamo, ops, a quest'ora si sì. Ops, vabbè, tralasciamo questi dettagli futili. Controlla Pagano ancora, che voleva il poker, calcia però al lato, pallone in avanti, no, ci arriva Schiavino, il pallone è ancora buono, ilarità, a scontro con Autiero, la tiene in campo, ha subito fallo ilarità comunque, credo, punizione per Bad Boys, credo che sia sicuramente tra le, cioè credo che sia tra le battute conclusive del match questa qua, se non la battuta conclusiva. Sistema la barriera l'arbitro Autieri, Autiero, scusate, al singolare, sistema i suoi. E adesso parte ilarità, esce con un po' di anticipo dalla barriera Mignano, ma poco importa, punteggio di 5-3 in favore di Bad Boys. Migliore in campo per me di questa partita, vabbè, Bad Boys hanno disputato tutti un'ottima partita fino a questa sera, volevo dire, ma per me il migliore resta Pagano, che ha giocato meglio dei suoi sicuramente, ha tenuto a galla la sua squadra fino alla fine. Chiudiamo questo collegamento e alla prossima partita, perché cominciano subito la prossima.